Cari amici, benvenuti al consueto appuntamento con Libri in Vetrina. Oggi vi parleremo di Raffaele Cavaliere. Raffaele Cavaliere, psicologo, psicoterapeuta, scrittore, un po' poliedrico? Sì, sono molto interessato alla vita e provo un profondo entusiasmo nel fare esperienza, perciò la mia curiosità innata mi spinge sempre ad esplorare nuovi mondi e spesso volentieri poi nascono tanti interessi. Personalmente sono anche attivo a livello culturale, sociale, politico, perciò c'è proprio questo coinvolgimento profondo con le dinamiche esistenziali e di conseguenza c'è sempre la ricerca di voler capire qualche cosa e allora devo approfondire dei temi. I libri sono nati appunto proprio dalla mia esperienza sia esistenziale che professionale. Professionale, quindi la tua professione di psicologo, psicoterapeuta svolto sotto la maestria, diciamo, maestro Carl Roger. Sì, io sono un terapeuta centrato sulla persona, inizialmente si chiama centrato sul cliente perché il primo libro che diede proprio vita a questo movimento umanistico esistenziale, perché Carl Rogers è stato un padre della psicologia umanistica esistenziale in contrapposizione alla psicanalisi e al comportamento, cioè al cognitivismo comportamentale. E perché mi affascinò all'epoca? Lo conobbi durante gli studi in un esame complementare, c'era come testo la terapia centrata sul cliente di Carl Rogers. Quindi non paziente ma cliente, visto esatto. Un altro. Sì, perché ha un ruolo attivo. Infatti la triade rogersiana si basa sull'accettazione incondizionata del cliente, l'empatia, cioè la capacità del terapeuta di entrare nel mondo del cliente e vedere il mondo del cliente con i suoi occhi senza giudicare e senza valutare. E poi c'è la terza componente che è l'autenticità del terapeuta. Quando di queste tre caratteristiche, due sono a un livello medio-alto, su una scala da 1 a 5, diciamo dai 3 a 5, allora entro 24 sedute sono pochissime, entro 6 mesi, una seduta al mese, significa in 6 mesi si risolvono il 70% dei problemi psiconevrotici. È una delle terapie più efficienti, ma ciò che mi affascinò in Carl Rogers era da una parte il suo profondo senso della vita, tant'è vero che Carl Rogers punta tutto sul vivere il qui ed ora, il presente. Ecco, questi infatti sono alcuni motti che ricorrono, temi che ricorrono in tutti i tuoi libri, perché sì, oltre sì. Appunto a essere psicologo hai voluto quindi esprimere in parole e in libri i tuoi studi, giustamente, e so che appunto c'è questo qui e ora. Vivere il presente è il segreto per conoscere l'eternità, ma soprattutto per avere un rapporto diretto con la realtà. Allora, perché è tanto importante? Cioè, molte persone che soffrono vivono nel passato. Tu che hai letto anche il libro Perdonare, sì, sai quanto è importante, ci sono proprio tre colonne, passato, presente e futuro. Sì. E giustamente, come hai ben detto, in tutti i miei libri parlo del concetto del presente, perché io devo imparare a vivere ciò che il mondo mi offre adesso. Quello che io sono stato ieri è certo importante perché io sono il prodotto della mia esperienza, ma quello che è molto più importante è saper cogliere le opportunità che ti offre la giornata che si presenta sotto vari aspetti. Poi ci sono altre persone che magari proiettano nel futuro: farò, cambierò, mi sposerò, troverò un lavoro. Cioè, queste persone non vivono la realtà perché sono in un mondo fantastico e immaginario, così come coloro che vivono nel passato vivono
altrettanto in un mondo virtuale, dovuto certamente a ferite affettive, cioè generalmente noi abbiamo problemi perché abbiamo difficoltà tipo relazionali. E allora perché è importante vivere nel presente? Perché il presente mi consente A di modificare ciò che veramente sono, B di trasformare la realtà, C conoscermi così come effettivamente penso e agisco. Infatti un'altra tematica infatti di cui parli è la coazione a ripetere, il problema di ripetere sempre gli stessi errori, giusto? Giusto. Beh, le persone non sviluppano la consapevolezza e non veniamo nemmeno educati ad essere coscienti sia delle dinamiche interiori che delle nostre azioni. Generalmente la persona viene educata affinché possa in qualche modo inserirsi in un contesto sociale che può essere la famiglia, l'asilo, la scuola, il lavoro, la collettività, la comunità in generale, la nazione, il mondo, lo spirito universale. E ovviamente la persona deve sempre sottostare a delle regole esterne. C'è un leader in qualsiasi gruppo, che può essere il papà, la mamma, oppure il professore, il direttore e quant'altro, oppure il datore di lavoro, il collega, il superiore. E noi veniamo addestrati a sottometterci alla volontà di qualcun altro. E di conseguenza perdiamo già il contatto tra le nostre emozioni e i nostri processi cognitivi, perché io non posso esprimere chi sono, ma devo esprimere quello che vuole Luana. Questo è un contesto, un'intervista, io mi devo comportare secondo le regole della comunicazione di massa. E allora anche qui io sono già assoggettato. E poco sono le persone autentiche. Di conseguenza la prima separazione che accade dentro di noi, cioè questa scissione avviene tra emozione e cognizione. Cosa provo adesso? Cosa sto pensando? Questa è la consapevolezza. Quando una persona acquisisce il potere personale, riesce in qualche modo ad evitare questa coazione a ripetere. Che cos'è? Se io sono stato traumatizzato perché ho avuto dei conflitti con i fratelli, con i genitori, con, non so, l'autorità costituita e quant'altro, e io non comprendo bene per quale motivo una certa emozione è stata creata, generata dentro di me per una causa ambientale, io come l'ho elaborato? Di solito uno la deve rimuovere, perché purtroppo siamo schiavi dei condizionamenti socioculturali. Allora questo distacco, questa mancanza di elaborazione del vissuto porta alla coazione del ripetere. Allora ci sono stimoli simili a quelli che magari hanno creato il trauma che poi vengono automaticamente riprodotti. Noi purtroppo apprendiamo sia nel bene che nel male, perciò se io ho una risposta condizionata, questi sono un po' tecnici questi termini, allora appena che ho quello stimolo rispondo con quella modalità. La coazione a ripetere è che dinanzi a una frustrazione io ripeto l'esperienza che ho avuto magari anche 40 anni fa, e così la persona non si può evolvere, così la persona non vive nel presente. Cioè proprio la coazione a ripetere è la dimostrazione che la maggior parte vive nel passato. Sei legato ancora al passato. Un altro dei temi ricorrenti nei tuoi libri è l'armonia con l'ambiente e con se stesso, il come dentro, come fuori, così fuori, giusto? Puoi dare una... È una vecchia legge ermetica. E io bisogna dire la verità, ritrovo nella psicologia, secondo me, è un cammino iniziatico. Perché ovviamente rivela tantissimi segreti, e nell'eremetismo si sa come in cielo così in terra, troviamo questa frase anche nel Padre Nostro, una preghiera che conosciamo tutti, visto che siamo tutti cristiani, almeno siamo stati battezzati cristiani cattolici e di conseguenza l'abbiamo ripetuto tante volte. Allora c'è il modello celeste che si ripercuote nel mondo, ma ovviamente il mondo interiore è anche quello che è in stretta correlazione con il mondo esteriore. Allora, come dentro così fuori, significa che se io sono riuscito ad avere un equilibrio, prima parlavamo della coazione a ripetere, dove già c'è una discrepanza tra il vissuto emotivo e l'elaborazione cognitiva dell'esperienza. Cosa significa? Significa che se io dentro sono scisso, non posso fare a meno di riprodurre una realtà esteriore altrettanto scissa, dove io non sono il protagonista.
Cioè, quando io riesco ad avere un buon equilibrio mente-corpo, allora con buona probabilità riesco a stabilire un equilibrio tra me e il mondo esteriore, ovvero creare l'armonia. Perciò è fondamentale la capacità della persona di fare autoanalisi, comprendere i meccanismi del proprio comportamento, sapere esattamente per quale motivo nascono determinate associazioni, perché noi riceviamo uno stimolo, questo stimolo entra dentro di noi, viene elaborato a livello emotivo, a livello cognitivo, viene paragonato anche con tutto ciò che è nella nostra memoria storica, perciò io faccio un confronto con le esperienze pregresse e allora misuro il vissuto in base al successo o al fallimento che ho avuto in passato. Quando poi carico l'elaborazione con una nuova emozione, do una risposta al mondo esteriore. Perciò questo processo stimola elaborazione e risposta porta nuovamente a uno stimolo. Allora, la persona che riesce ad avere una buona visione del mondo interiore ha la chiarezza come proiettarsi nel mondo. Tant'è vero che ci sono frasi che ormai girano da anni che il mondo, cioè gli occhi sono lo specchio dell'anima e il mondo di conseguenza è lo specchio dell'anima, che è lo stesso concetto come dentro così fuori. Certo. Perciò la persona deve arrivare a questa padronanza nel conoscersi profondamente attraverso l'accettazione, perché quando uno accetta anche la parte oscura e accetta anche le brutte esperienze, può modificarle e utilizzare la loro energia per avere successo nel mondo, essere sereni e di conseguenza vivere in armonia con l'ambiente, perché se io sono sereno riesco a dialogare bene con te, certo. Se io sono in conflitto probabilmente ogni tua parola, ogni tuo gesto in me suscita una risposta negativa e di conseguenza la mia conflittualità interiore porta poi magari ad avere problemi nella nostra relazione. Ecco, appunto, come dentro così fuori. Di positivo, cioè appunto tu ti definisci, ti piace aiutare le persone a percepire positivamente la propria vita, quindi appunto per riuscire a interagire anche positivamente con le altre persone, giustamente, perché se io mi sveglio arrabbiato vedo il mondo in nero, quindi vedo tutto arrabbiato, e quindi questo pensiero positivo come lo cerchi di far capire alla gente? Hai delle tematiche, delle regole? Perché so che ad esempio c'è chi si dice mi alzo la mattina, mi dico oggi voglio essere felice, oggi voglio essere positivo. Tu anche dai queste nozioni ai tuoi clienti? Come no? Allora, la prima cosa è avere una visione della propria esistenza. Perciò noi dobbiamo definire chi siamo, altrimenti non possiamo andare da nessuna parte. Perciò c'è sempre questo passaggio dell'introspezione. Conosci te stesso, l'ha detto qualcuno che era più importante di me, Socrate. E infatti il mio primo libro era proprio scrivere il diario per conoscere se stesso, perché effettivamente non puoi fare a meno di sapere chi sei. Una volta che tu hai definito la tua persona, il secondo libro si chiama La vita tua, prendila in mano, devi ovviamente realizzarti nel mondo esteriore e devi avere anche gli strumenti per realizzarti nel mondo esteriore. Infatti il terzo libro poi si chiama Autoanalisi, dove ripercorro sinteticamente ciò che è in scrivere il diario e in La vita è tua. E in Autoanalisi troviamo le tre tappe fondamentali dell'autoesplorazione, autocomprensione, autorealizzazione. E c'è anche un capitolo sul pensiero positivo in Autoanalisi. Allora, come posso io arrivare all'autorealizzazione? Come posso io avere una visione positiva della mia esperienza negativa? Generalmente noi, quando abbiamo il coraggio e siamo sinceri con noi stessi, riusciamo a capire l'apporto che abbiamo dato anche in un vissuto molto brutto e di conseguenza ci assumiamo le responsabilità. Quando siamo consapevoli, le responsabilità di un'esperienza negativa non viene vissuto come un qualche cosa che crea sensi di colpa, ma bensì si riesce ad analizzare le dinamiche e io capisco il perché ho provocato quella situazione fuori da me o per quale motivo mi sono fatto agganciare da una persona X o da una situazione Y e poi la mia partecipazione emotiva ha portato a far pregiudicare tutta la dinamica. Allora, pensare in positivo significa ho il coraggio di vedere che cosa mi è accaduto, perciò un'esperienza negativa diventa un insegnamento
perché ogni esperienza negativa mi fa conoscere il mio limite. Allora sono io che poi devo dare significato alla mia esperienza, dire desidero crescere, voglio evolvermi ancora. Come mai questo limite? Perché io ho conflitti nelle relazioni con i colleghi, con i compagni di scuola, università. Tu parli appunto anche del nulla accade a caso, quindi comunque una reazione è dovuta da un'azione dell'altro, quindi questo... Vada addirittura oltre. Ah. Siccome noi siamo una macchina perfetta, cioè il corpo è perfetto, la mente è perfetta, il fisico è altrettanto perfetto. Quando c'è armonia tra mente e corpo, la persona non solo vive l'equilibrio, come dicevamo prima, e riesce ad avere una forte armonia, che ovviamente propone al mondo. E anche in situazioni conflittuali tu puoi mantenere il distacco, ma devi essere molto consapevole. Allora, nel momento in cui io ho questa padronanza e esercito il potere su di me, sono io che stabilisco le esperienze che faccio. È molto difficile arrivare a comprendere le dinamiche inconsce, perché già avere la lucidità che ti permette di avere quel contatto con la realtà è difficile. Poi avere addirittura la visione delle dinamiche interiori, quelle profonde, è ancora molto più difficile, perché sappiamo che il microcosmo è tanto ampio come il macrocosmo. Il concetto è sempre lo stesso, come dentro così fuori. Allora, man mano che i miei clienti progrediscono attraverso l'autoesplorazione, arrivano all'autocomprensione, insegno loro delle tecniche di rilassamento che si basano appunto su un rilassamento, poi un percorso da visualizzare. Ovviamente ciò che loro visualizzano sono percorsi prestabiliti dove do solo l'input e poi loro aggiungono la loro esperienza, perciò non vengono manipolati. Per esempio un prato, dico prato, lo vedi verde, vedi un deserto, vedi una sterpaglia o addirittura il polo nord, però lo stimolo era prato, ovviamente ha un significato particolare. C'è tutto un linguaggio allegorico, simbolico del nostro inconscio, che persone come me, colleghi che lavorano con i sogni e conoscono la mitologia e hanno approfondito magari anche ciò che nelle tradizioni viene insegnato, perché ripeto, la psicologia è il nuovo cammino tradizionale, perché effettivamente in ogni religione, in ogni insegnamento tradizionale si lavora sull'individuo, sul perfezionamento dell'individuo, e la psicologia sostanzialmente con metodi cosiddetti scientifici vuole ottenere lo stesso risultato, dare alla persona la salute, cioè questa armonia tra mente e corpo, e consentire alla persona di sentirsi a proprio agio nella società. Perciò nel momento in cui io riesco ad avere questa padronanza, sono io che creo l'esperienza, perché nel dare io significato al mondo, al mio mondo interiore e al mondo esteriore, io divento co-creatore. Co-creatore? Non ti sembra forse presuntuoso dici co-creatore? Non so, magari qualcuno potrebbe interpretarlo in questa maniera, invece sì. Beh, la cosa che purtroppo viene occultata. Allora, tu prima mi hai detto, come mai sostieni che è possibile che un evento viene provocato dalla persona stessa? E io ti ho risposto, certo, quando io ho una perfetta consapevolezza, io scelgo non solo i miei comportamenti e le mie risposte di fronte agli stimoli interiori ed esteriori, e nel dare significato alla mia esistenza, decido io che esperienza fare. Io posso innamorarmi in questo momento, posso anche inibire questa profonda gioia estetica e esaltare attraverso un momento bellissimo come è il nostro incontro e nutrirmi di questa energia. Allora sono io che do significato, cosa ci faccio con questa energia bellissima? Allora sono il co-creatore. Il co-creatore significa che io ho tante opzioni. Io scelgo una delle opzioni, esistono mille realtà e nel dare io significato ad una di queste mille realtà scelgo quel percorso. Il libero arbitrio anche, il fatto di scegliere... Il libero arbitrio, io ho dei grossi dubbi, in uno dei miei futuri libri in pratica metto in discussione questo potere, perché il libero arbitrio è quasi banale, io chiedo scusa
No, io coloro che penso ne parlo anche forse ignaramente, perché non mi permetto di sapere tutto, però magari forse se tu puoi. Grazie a Dio, anch'io sono ignorante, per questo continuo a leggere e a scrivere libri, perché proprio è la dimostrazione della mia ignoranza. Non so niente. Però mi confronto, come abbiamo detto già all'inizio dell'intervista, mi confronto con temi che poi, come hai ben detto, in tutti e 5 libri pubblicati, il percorso è sempre lo stesso, cioè tratto sempre gli stessi temi con altri argomenti. Beh, certo, è una crescita, no? Magari no. Che fai, perché ci sono poi. Questi tuoi libri sono passati appunto dal primo, cioè è stato un secondo, poi un altro, quindi di tutte le tue ricerche ti hanno poi permesso di fare questo cammino. E quindi questo prossimo libro che hai nel cassetto? Sì, però parliamo prima della co-creazione, perché è un argomento importante. Perfetto. Parliamo dopo allora dei libri. Sì, voglio sottolinearlo perché è un messaggio potente, che sicuramente è anche il messaggio della nuova era. Cioè veramente stiamo terminando la fase dei pesci, cioè il segno zodiacale dei pesci, che da circa 2100 anni vige. Entriamo nell'era dell'acquario, perciò usciamo addirittura dall'era del ferro, perché stiamo tornando nell'era dell'oro, e dove l'umanità avrà nuovamente una forte spiritualità e il collegamento con Dio, l'armonia sarà diversa. Adesso siamo in una fase di autodistruzione, lo vediamo a livello politico, a livello ambientale e quant'altro, e domani riusciremo finalmente a goderci queste energie positive che ci sono contemporaneamente alle energie negative, e di conseguenza vivere certamente in pace e conoscere il concetto dell'amore. Il prossimo libro si chiama Amore è, però stiamo ancora nel mondo della consapevolezza dell'essere, ovvero in cammino con Dio solo. Che cos'è la co-creazione? È la mia capacità di scegliere tra le opzioni che vengono date. In questo momento noi tre, abbiamo anche qui il nostro caro amico Giancarlo che ci fa la registrazione, viviamo tutti noi una realtà diversa. Nonostante che siamo nello stesso momento presenti, ognuno è presente con l'universo delle sue esperienze, con l'universo delle sue aspettative, con tutto ciò che comporta essere inserito in qualche cosa di immensamente molto più grande di come potremmo immaginarci. Allora, cosa significa essere co-creatore? Io scelgo una esperienza, quella è libero arbitrio, però l'esperienza che io scelgo è stata già predeterminata. Allora, io personalmente, quando i miei clienti arrivano a questo livello di comprensione del loro essere in questo mondo, vi faccio un esempio dei videogame. È chiaro che il computer è un po' una brutta copia del cervello, però fa capire anche che cos'è il destino. Cioè il destino è che io ho un videogame, mio figlio da ragazzino giocava con Operation Wolf, era un gioco di quei classici violenti che doveva andare a ammazzare i nazisti nel bunker. E ovviamente ci sono vari livelli, puoi essere anche ammazzato al primo livello, ma manco entri, già ti sparano, cioè ci sono molte vite, carichi le vite, munizioni, se roba qua. Però questi videogame fanno esattamente capire che cosa è la vita e che cosa è il destino. Allora, tu hai un dischetto e lì ci sono milioni di opportunità. Io posso entrare a destra nella stanza, andare a dritto, andare a sinistra, andare indietro. Però sono opportunità già date. Il libero arbitrio è: vado nella stanza destra, vado nella stanza sinistra, vado avanti o retrocedo. Questo è. E così come ci sono anche i livelli, tu puoi vincere con 100.000 punti, faccio un esempio, non mi ricordo quanto era il mare, e allora puoi ripassare dal primo livello e arrivare al settimo livello. E quelli sono i livelli di sviluppo dell'umanità, o i livelli individuali di crescita. Tu puoi rimanere uno zodico ignorante, perché è l'esperienza che devi fare. L'ignorante non è meno del santone che medita per tutta l'umanità in Himalaya in qualche grotta. Sono equivalenti, equipollenti e contemporaneamente tutte giuste queste esperienze. Perciò non disprezziamo colui che è ignorante, magari non sa dire una parola, così come non esaltiamo qualcuno che per un'esigenza personale di crescita si mette pure a scrivere libri. Cioè l'ignorante è tanto valido come me, è tanto valido come Socrate, Platone, i nostri grandi dell'antichità, che anche noi in Occidente abbiamo avuto dei pensatori, Pitagora, che sono stati straordinari, anche se hanno attinto le loro conoscenze dal mondo vedico, ovvero dagli egiziani, e gli egiziani a loro volta ce l'avevano
dagli indiani. Vabbè, scherzi a parte, allora la co-creazione che cos'è? Il mio libero arbitrio è scegliere tra qualcosa che mi è stato dato. Questa è la co-creazione. Esiste già tutto. Dio ci ha dato tutto. La mia anima quando scende in terra, perché scrivere il diario è un libro tecnico psicologico, la vita tua è sempre un libro psicologico, autoanalisi, perdonare pure. La consapevolezza dell'essere c'è una maggiore spiritualità. Non è negata negli altri libri, c'è sempre, perché chi ha letto i miei libri conosce quanto io espongo l'esistenza. Do tante possibilità di comprendere e di poter anche modificare la propria, poi magari mi farebbe piacere sentire la tua opinione sui miei libri che hai letto. E in consapevolezza dell'essere c'è proprio la mia spiritualità, dove appunto dico che Dio ci dà questa enorme opportunità che è la vita, e che se comprendiamo come gestirla possiamo viverla positivamente e in perfetta armonia. Personalmente non saprei definire Dio e non potrei nemmeno dare una giusta definizione di che cosa è vivere in armonia, perché è estremamente soggettivo e individuale e dipende dai livelli di consapevolezza raggiunto. Allora, il destino esiste ed è il programma tipo i giochetti di videogame. Il libero arbitrio è la scelta che fai. Le tue esperienze sono i livelli di successo che hai nel videogame. Perciò il libero arbitrio è una presa per culo, detto proprio volgarmente alla Carlo Verdoni, visto che prima abbiamo scherzato un po' sui film di un grande comico romano, perciò ringraziamo Dio che ci sono anche queste persone che sanno esasperare alcune caratteristiche nostre. Poi c'era Alberto Sordi che era proprio un grande, indimenticabile, io ho apprezzato tanto i suoi film. Vabbè, allora per tornare a noi, abbiamo il potere, possiamo vivere serenamente, possiamo amare, possiamo costruire, ma possiamo anche distruggere. E la cosa... possiamo anche perdonare. Sì, anche quella perdonare. È la chiave. E che, ecco, io l'ho letto, appunto mi chiedevi un po' i pareri di questi libri. E, beh, la consapevolezza dell'essere l'ho trovato... cioè, diciamo che sto imparando a cercare di capire, farmi un'autoanalisi e capire effettivamente, prendere coscienza di me. Perdonare, sinceramente, mi è ancora un po' difficile da entrare nel concetto di magari non rimuovere, perché non puoi rimuovere ciò che magari uno sgarbo ti ha fatto, però cercare di capire appunto perché quello sgarbo mi è stato fatto. Quindi ritorniamo anche al concetto dell'azione ti porta a una reazione. Quindi tu come riesci a dare una spiegazione a questi tuoi clienti? Uno sgarbo, partiamo da un fatto concreto. Io generalmente proietto me nel mondo esteriore, e meno sono sicuro di me, più pretendo che il mondo mi dia qualche cosa. E la dipendenza affettiva è forse veramente il grande impedimento. Io dipendo da mamma, io dipendo da papà, poi dipendo dal mio fratello, mia sorella maggiore, poi dipendo dal gruppo degli amichetti a scuola, dipendo dalla maestra, dal professore, cioè ci sono sempre questi legami, e questi legami sono veramente micidiali. Cioè, se uno vuole impedire l'autorealizzazione agli individui, deve creare legami stretti, dove le coscienze intervengono brutalmente, perché io quando mi sento in colpa nei tuoi confronti, perché so che non ho risposto alle tue aspettative, ma dove sta la mia esigenza e il mio bisogno di incontrare Luana? Se io cerco solo di assecondare te, dov'è la mia persona? Non c'è. Io sono una brutta fotocopia di Luana, sono una brutta fotocopia di mamma, sono una brutta fotocopia di papà, una brutta fotocopia di mio fratello, e così x volte. Dov'è la personalità? Dov'è l'individuo? Non veniamo educati ad essere individui. E in perdonare questo aspetto viene particolarmente analizzato. Perciò io ho delle aspettative nei confronti di mamma, io ho aspettative nei confronti del mio padre, io ho aspettative nei confronti di Giancarlo che è un amico, ho aspettative in te che sei la giornalista, mi preoccupo cosa penserà Luana di me, come avrà interpretato i miei libri, quali saranno le domande, sarò capace o non capace di rispondere. Perciò
se io vivessi l'ansia, proietterei fuori da me l'ansia. Certo. Tu coglieresti a livello inconscio, proprio a livello di sensazione epidermica, la mia ansia. E mi faresti certamente una domanda così difficile che forse mi metterebbe anche in difficoltà. E l'imbarazzo, tutti noi abbiamo dato esami, grazie a Dio, qualche anno a scuola l'abbiamo passato. E qual era il problema? Quando io avevo paura del professore, guarda caso, quello mi faceva proprio quella domanda. Ok? E questo ti fa capire, nulla accade a caso. Prima mi hai fatto la domanda, ma Raffaele, ma com'è che tu scrivi che nulla accade a caso? Ti ho fatto l'esempio adesso. Allora, sono le nostre aspettative che vengono proiettate fuori e qualcuno le incarna. Può essere l'amica, può essere l'amico, mamma, papà, tutta questa gente che conosciamo, ma pure il vigile, cioè tu, chi lo conosce? Il carabiniere che ti blocca. Ritorniamo sempre al discorso, vedi, poi ecco tutte le tue tematiche, è dentro come è fuori, quindi esatto. È chiaro che tu proietti alla persona che ti sta accanto quello che hai dentro e quindi in qualche modo poi interagisce con... Giusto. Quindi tutte le tue tematiche poi si ritrovano per forza. L'uomo è al centro della sua vita. Cioè l'esistenza ha un connotato filosofico, esperienziale, perché è la persona che la elabora, la vita, è la persona che cerca il senso della sua esistenza, è la persona che attraverso le relazioni matura. Io sto maturando attraverso l'esperienza del vostro intervista, io cresco insieme a voi, siete diventati una parte che mi arricchisce e rende più complessa la mia esistenza. Se io adesso proietto su di voi delle aspettative, manipolo la nostra esperienza. Infatti non siamo educati alla libertà. Allora quando io ricevo uno sgarbo, divento scorbutico, io o l'altro magari è aggressivo, oppure perché? Perché io pretendevo qualche cosa, io chiedevo qualcosa che forse mi spetta pure, però non rispetto i tempi della persona. Per quale motivo ci sono conflitti nelle relazioni tra partners? Cioè, non c'è niente di più bello per un maschio completarsi con una donna, non c'è niente di migliore per una donna completarsi con un maschio. Tant'è vero che siamo co-creatori proprio nell'atto sessuale, cioè la cosa più sacra è proprio il rapporto sessuale, perché lì diventi creatore, che dai corpo a una nuova entità e a un'anima a trovare un corpo fisico. Perciò cosa c'è di migliore? Io posso completarmi e conoscere la mia parte femminile solo se frequento una donna. Certo. Certo, il primo modello della parte femminile è la madre, per voi donne è il padre, però voi vi completerete nel riconoscere la vostra parte maschile e lo fate con il partner. Perciò posso avere io questa conoscenza e dire io grazie a Luana divento sempre più capace di riconoscere in me la mia parte femminile e utilizzarla per i miei scopi. L'androgeno esiste nell'uomo realizzato. L'androgeno significa è asessuale. No. Significa semplicemente conosco la mia parte femminile perché grazie a frequentare le donne io le vedo in me e vedo anche le mie caratteristiche femminili proiettate sulle donne. Allora in questo gioco di proiezione e identificazione lì avvengono i conflitti. Allora, cos'è il processo del perdono? Io riconosco le mie esigenze di completarmi con una donna. Riconosco nella donna quelle qualità amorevoli, l'accoglienza, la creatività, la spontaneità, l'intuizione, cioè tutta quella roba che noi definiamo del mondo femminile. E allora sono attratto da quella donna per quello che io già ho dentro, sembra assurdo. Però oltre a quello che io già ho dentro del mio femminile, c'è una caratteristica individuale di quella donna, che nonostante rispecchi esattamente la mia parte femminile, ha qualche cosa in più. Anche perché la donna poi ha quella parte maschile, giustamente, quindi vanno poi a compensarsi. E allora il problema nasce nell'idealizzazione. Tutti noi quando incontriamo una donna idealizziamo quella donna, sappiamo tutti che i primi 3 mesi sono meravigliosi, non c'è innamoramento, cioè io vorrei essere innamorato 54 anni,
prossimi ancora, cioè, perché è straordinario, è un'energia, è una visione del mondo, cioè se è euforico, altro che droga, cioè basta innamorarsi, uno veramente tocca il settimo cielo. Però cos'è che turba poi il settimo cielo? Può essere solo una questione ormonale? No. Turba il fatto che io, quella donna ideale che incontro nell'istante, sulla quale io proietto tutta la mia parte femminile, man mano che io la scopro, vedo che non è realizzata completamente, ma oltretutto scopro la sua individualità, perché oltre ad essere l'immagine ideale della femminilità che in questo momento vivo, è anche una persona. E lì nascono i problemi, e lì nasce la difficoltà. Posso io rispettare Luana come persona e non Luana come incarnazione dell'ideale femminile mio? Cioè Luana sarà anche l'ideale femminile, ma resta comunque Luana. Certo. E i problemi nascono lì. Allora, adesso questa era nella relazione tra uomo e donna, ma la stessa cosa si svolge tra maschio e maschio. Io nell'amico di cuore riconosco le mie parti migliori, però l'amico di cuore non è solo l'amico di cuore perché incarna gli ideali maschili che io vorrei anche sviluppare meglio con il suo aiuto attraverso la nostra relazione. C'è sempre la persona, c'è sempre Giancarlo. Giancarlo è un individuo che ci avrà pure tutte le cose belle che a me piacciono, ma ci avrà pure tutte le altre cose sue, pure i suoi difetti. E allora è nell'accettazione, appunto, usiamo i termini più semplici, dei difetti dell'altro, che io riesco a riconoscere dove ho la necessità di perdonare a me stesso. E accettare anche il fatto che uno ha delle opinioni diverse, esatto, della vita. Nei primi 3 mesi di innamoramento non esiste. Cioè, la famosa lente rosa, che uno si mette questi occhiali rosa, allora vede il mondo rosa, che è bellissimo. Io auguro a tutta l'umanità di passare non 3 mesi con questi occhiali rosa, ma qualche anno, ma che secolo. Questo augurio, a proposito di questo augurio, ecco, cosa effettivamente... il concetto dei tuoi libri è appunto l'augurio che tu vuoi dare alle persone di farsi questo, di capire il mondo, di quello che veramente ci circonda. Quindi vuoi augurare anche altre, vuoi aggiungere anche altre... Sì, io voglio augurare a ciascuno di noi, a tutta l'umanità, di vivere veramente in armonia con il mondo e con quelle forze che governano il mondo, quelle occulte e quelle meno occulte. E innanzitutto ritrovare quel rapporto con Dio, io sono cristiano, perciò uso il termine Dio, con lo spirito, con l'energia, con il primo motore, poi non lo so. Vabbè, possiamo dire anche, ecco, magari microcosmo e macrocosmo, esatto, senza dare poi una identificazione, perché magari non tutte forze hanno questi concetti. Per me uno può chiamare Dio Allah, lo può chiamare Krishna, Gesù, può chiamare Yahweh, per me esiste un unico Dio. E quando un musulmano parla in termini meravigliosi del suo Allah, io amo Allah quanto ama lui Allah. Quando un ebreo parla di Yahweh, che non si dovrebbe mai pronunciare perché il tetragramma nessuno sa come si pronuncia, sicuramente io che manco conosco l'ebraico lo pronuncio pure male, cioè d'altronde, e io amo il suo Yahweh. Quando qualcuno mi parla di Shiva, Rama, o di Vishnu, o non so, di Atma, io amo Atma quanto l'Indù. Quando qualcuno mi dice che esiste il nulla... Amare te stesso, amare il tuo prossimo come te stesso, quindi è chiaro che se tu hai una concezione positiva, buona, di amore in te stesso, puoi vivere in armonia. E questo è l'augurio che voglio fare a tutta l'umanità. Ama il prossimo come te stesso. Ok, noi ringraziamo Raffaele, è stato veramente un piacere. Grazie a te, Giovanna, dammi un bacetto che almeno... Anche un abbraccio, allora, scusa. Un abbraccio cosmico verso una nuova umanità. Ci riusciremo ad arrivare alla nuova umanità? Ce l'auguriamo, ce l'auguriamo. A tutti quanti un saluto.